Uè, ragazzi, e bentornati. Oggi vedremo il portavoce. Pistola Art Deco, pistola con cadenza di tiro ridotta e caricatore poco capiente, ma capace di sferrare colpi devastanti. Quindi, per tale ragionamento, siamo andati a percare questo portavoce con due perk di danno critico, un livello critico, una perk di danno, elemento acqua e 20% danni aumentati, e l'ultima perk, i colpi d'arma infliggono il 44% di danni bonus contro i nemici elementali del fuoco. Quindi ragazzi, qual è la prima cosa che notiamo a differenza di tutte le armi dell'altro set? Su questa pistola non me la sono sentita di sacrificare una perk di danni critici per la velocità di ricarica, diciamo che mi faccio bastare i 2,5 secondi che tiene. Per molti di voi potrebbero risultare leggermente eccessivi, però diciamo che nella maggior parte delle occasioni 2 secondi e mezzo van bene di ricarica. Certo, non è il top, quindi mettere la velocità di ricarica è sicuramente un'ottima opzione, ma in quel caso comunque andremo a perdere molto sul danno critico. Comunque è una pistola che possiede 6 colpi nel caricatore, non ha un danno critico così elevato, di conseguenza quando appunto non entra il danno critico non facciamo praticamente nulla agli zombie, e sinceramente non ha una vera identità questa pistola. Cioè ragazzi, secondo me questa è una pistola che avrebbe avuto il suo tempo diciamo un paio di anni fa. Al giorno d'oggi esistono pistole molto più forti. È brutto da dire ogni volta su armi nuove frasi del genere, ma purtroppo ragazzi è la realtà. Io personalmente questa pistola non l'andrei mai a sostituire a delle pistole che utilizzo nella maggior parte delle occasioni. È vero, però queste armi vanno fatte per forza di un elemento, quindi ovviamente farle di un elemento preciso, magari una pistola d'acqua. Per esempio io non ho mai avuto una pistola d'acqua, e finalmente eccola qui, che dire. Contro i nemici fuoco, anche contro gli smasher, comunque quando entra critico, ragazzi, vabbè, è ovvio che faccia male. Con tutti sti boost ci mancherebbe che non facesse male. Però se guardiamo comunque quest'arma da una prospettiva un pochino più generica, ci accorgiamo che comunque siamo molto limitati. Anche perché poi su un caricatore di 6 colpi, un conto far entrare tutti questi 6 colpi, almeno 4-5 colpi se va bene, tutti critici, di conseguenza vedrete comunque dei bei danni. Ma se su questi 6 colpi ve ne entrano invece 4-5 non critici, beh, lascia un po' a desiderare, possiamo dire la verità. Non è una pistola che utilizzerei in circostanze particolari, sinceramente non è neanche una pistola che mi diverte poi così tanto. Certo, ce ne sono di peggiori, perché diciamoci la verità, esistono pistole assolutamente peggiori, ma allo stesso tempo ne esistono altrettante veramente molto molto più forti. La scelta di Calamity, diciamo come primario, e quindi non Beetlejuice Ranger, e quindi non il danno critico esagerato che tanto speravamo, che tanto siamo abituati a vedere, deriva dal fatto che, come vi dicevo prima, su 6 colpi, se non vi entrano abbastanza colpi critici, sarà abbastanza snervante dover utilizzare Beetlejuice Ranger. Mentre con Calamity diciamo che riusciamo molto a calibrare la cosa, cioè anche se non entra critico possiamo comunque contare sui primi 6 colpi del caricatore comunque boostati e cercare di comunque danneggiare gli zombie così. In questo caso con Calamity sarebbe meglio utilizzare il ritorno di fiamma. È un po' sbagliato utilizzare totalmente rock, se posso essere sincero, però non sbagliatissimo. Cioè possiamo dire che col ritorno di fiamma è una pistola che spara così lenta, possiamo anche magari abbinarci Genesis Rex nella build senza dover per forza andare ogni volta a mangiare il wafer per far entrare il totalmente rock, no? Però ragazzi, purtroppo secondo me senza una build di eroi, ma senza un eroe primario che comunque boosti i danni delle pistole, questa diventa parecchio inutilizzabile. Se comunque esistono molte armi magari divertenti da utilizzare, utili eccetera eccetera, beh, secondo me questa è una pistola adatta per Calamity. E anche qui il discorso diventa abbastanza generico, perché dovrei preferire utilizzare questa pistola su Calamity quando ne esistono molte altre appunto che boostano i danni ulteriormente? Adesso non sto qui a elencarvi tutte le pistole che abbiamo nel gioco, ma sicuramente conoscete qualche nome veramente veramente forte. E che dire di più su quest'arma, ragazzi? Le armi Art Deco vi ricordo che potete ricercarle tranquillamente dal registro raccolta al costo solamente di 100 flussi leggendari e 1500 manuali d'addestramento, ragazzi, quindi non dovrete sprecare nessun voucher arma oppure cose simili. E ci tengo comunque a ricordarvelo, perché nonostante io lo abbia detto negli ultimi 2 o addirittura 3 video, c'è ancora gente che comunque fa questa domanda. Ragazzi, le potete prendere tranquillamente dal registro. Io spero che siete arrivati fino a questo punto a guardare il video, se fosse così ora sapete come trovare le armi Art Deco. E in conclusione, comunque sono contento del fatto di aver trovato una semi pistola d'acqua che vada a bussare comunque i danni contro i nemici di fuoco. Forse sarebbe stato meglio il contrario,
magari una pistola di fuoco che bustasse i danni contro i nemici di tipo natura, però questo poi vedremo se ci esce, eccetera eccetera. Semplicemente perché una pistola d'acqua forse già la tenevo. Però spero di aver reso ben chiara l'idea, perché comunque utilizzare una pistola d'acqua contro gli zombie di elemento fuoco, oppure utilizzare una pistola di fuoco contro quelli di tipo natura, diciamo che non cambia assolutamente nulla. E per il video di oggi era tutto, ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Se fosse così, ricordatevi solo di lasciare un bel pollicione in su. Se volete supportare la crescita del canale, vi basta inserire il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. Noi ci vediamo sicuramente col prossimo episodio, oppure live. Bella bella!